Citiz. L'ho detto, abbiamo comprato, l'ha detto. Ma qua dobbiamo dire aspirina. Aspirina. Oggi cadono le grandi, tranne The Bulldog. Come cadono le grandi? Perché avevano perso gli aspirina. Vabbè, no, The Bulldog Torero, sono delle due dove godono i The Bulldog, godono in questo momento. Rotolo o perdono? Capito, hanno perso gli aspirina. Brutto. Hanno perso gli aspirina. Non hanno pareggiato, abbiamo pareggiato 4-4. Manuel, che cazzo di che mi dici? Non l'ho potuto vedere. L'abbiamo rubata all'ultimo secondo perché Capitan Gatto ha fatto un gran gol. 66. Loro avevano un portierone che era tipo un attaccante, non lo so. Quindi siamo riusciti a fare gol. Questo gol è quello che vi assegna girone? Girone? In che senso? Quello che gira. Girone. Il campionato. Sì, la palla girava. La vittoria del campionato. La vittoria del campionato. Allora, guarda, no. Secondo me tu non ci credi la vittoria del campionato. No. Però io posso dire di aver comprato il Deportivo. Dopo che pareggiano con noi, non devono andare a pareggiare pure con i The Bulldog. Perché la prossima è The Bulldog Deportivo, tu lo sapevi. Ma lo sapeva. E infatti gli aspirini invece giocano con e infatti, bravo Mauro. Con loro. Pure dello stesso squadra di Tascuno. Esatto. Di Serie A magari. Con i Galattici. Io direi che guardi. A che ora? Perché tu lo sai l'orario. Alle 6? Vediamo se alle 6. Alle 7. Alle 6. Mamma, me ne ha scavazzate tutte. No, ne ha azzeccata una. Allora, comunque, io vorrei completare quello che avevo detto prima. Allora, avevamo detto noi Pierluigi, appunto Scalfano, che io lo Scalfano. Sapevo. Scalfano. Non era Scalfano. Sì, Scalfano. A scalfare. Allora, comunque, noi volevamo fare la nostra intervista quotidiana, quella dove noi sputtaniamo tutti. Quindi ce n'è un poco. A partire dai Citizen dagli aspirini. No, i Citizen proprio sono pure dal Deportivo potremmo partire. Dici. Allora, ad esempio, Sansone con noi avrà fatto tipo sì e no 3 gol nell'arco di 22 partite. Oggi si è presentato al campo e ne ha fatti 2. Ha fatto il partitore con gli All Blacks, vi ricordate? Sì, una, infatti quella ha fatto 3 gol, 2 gol. Oh, che cosa avevamo? Poi in Deportivo chi c'è? Gaio, oggi, 2 gol. Cioè, io ho visto le interviste e lo prendo per il culo a lui, a suo fratello, a suo nonno. Prendo per il culo a tutti e oggi ci ha fatto 2 gol a noi. Ridicolo. Di Fede. Neanche le parliamo. Anche si presenta. Si presenta. Ivan viene a fare qua lo spettatore. Non c'è Ivan, non è male. Era squalificato. Eh? Era squalificato. Sono le voci, loro fanno tutte queste cose strane. È che si spaventava, io me lo diciamo. Perché mi ha detto Rosso Suco, ora possiamo ricambiare. Come si chiama il cognome? Ivan. Come si chiama? Di Franco, Suca, ecco, non me lo ricordavo. Niente. Vabbè dai, devo andare a prendere la picciotta. Il picciotto lo devo dire. Allora, poi abbiamo De Luca, che penso che sia ormai più tra lo zombie e il vampiro, no? Non la vedi questa somiglianza con il vampiro? Io direi più l'uomo roccia. Oppure l'albero, ancora anche l'albero piantato. La quercia, la quercia, ecco, la quercia. La quercia. Poi abbiamo, penso, il capitano più ridicolo di tutto l'Interschool, di tutti i 10 anni da cui voi esistete. Allora, dopo questo gol, 66 deviazioni, tu cosa ti immagini? No, va bene, capito. Però peccato, abbiamo rimontato la partita alla fine. Mi ha scritto un messaggio dove si vanta il gol e io ve lo farò vedere. Perché proprio messaggio. Allora, riprende. Non puoi riprendere tutto, però. Aspetta, allora, qui. Possiamo riprendere, comunque a parte gli scherzi, ma che gol ho fatto. Cioè, si è riuscito pure a vantare. Quindi proprio vergognoso. Dai. Insomma, alla fine l'ultima giornata di campionato, si deciderà il campionato. Chi lo vincerà? Allora, io ho fatto un piccolo ragionamento, sono 0,4 sopra. Se loro vincono così di un gol, fanno solo 3 punti. Se noi ai Galacticos che fanno schifo, perché c'è Griffo, Picone, Sicilia, ci fanno ridere, noi facciamo il cappottone, potremmo anche vincere, come l'anno scorso gli All Blacks. Solamente che quest'anno noi siamo gli All Blacks, quindi subiremo il cappottone dai Galacticos. Finirà 3-4 per loro. Già l'abbiamo detto. Becca, tu come la vedi? Io... Lui la vedo dalla panchina anche se è fatto male. Io la vedo dalla panchina, esatto. Va bene. Allora, comunque, in bocca al lupo, no, comunque vada. Non l'ultimo gli spettacoli. Allora, per ultimo... Il mitico e unico. Il mitico Coroneo. L'eroe. Che noi ricordiamo si chiama Cotroneo. E che sbagliano. Si chiama Cotroneo. Ogni tanto qua lo chiamano Cotroneo. E noi siamo rimasti proprio emozionati a questo nome. Questo nome è Cotroneo. Anche lui penso. Sì, sì, moltissimo.
Quindi poi a parte lui che è proprio una vergogna, si è mangiato 6.000 gol. Dico, ormai è pure due passi, sotto. Due passi e poi arriva in panchina. Ce la c'è più. Poi a un certo te punto te la senti di imitare dopo che ha preso la pallonata? Te la senti? Allora io faccio, la facciamo tutta però. La dobbiamo fare bene quindi. La facciamo bene. Allora io ti tiro la bottiglia posta alla palla. Va bene. Va bene, dai, facciamo queste cose. Tirala piano. Allora riesci a guardare tutto? Sì. Allora, sta andando. Calcio di punizione. Aiaiaiaia. È morto. È morto. Ce la facciamo più. Comunque questo era quindi proprio vergognoso. E vabbè, spatola. Neanche lo tocchiamo ormai. In Villano. Villano oggi direi, aveva il turno, no, alla favorita, no? No comment. No, comunque. Villano. Silenzio. No comment, perché proprio silenzio di stampa. Silenzio, vero? Esatto. Comunque era qui dietro, Burger King l'è presente? Infatti se lo vedi sabato prossimo è un pochino più arrotondato. Vabbè. Vabbè, ci possiamo andare? Sì, possiamo staccare. Sì, penso di sì, non abbiamo più nessuno mi sembra. Vabbè, di bello oramai, neanche ci proviamo più perché proprio non fa una parata, vergognoso. Io ho capito che lui pensa di essere il portiere dei palazzi, invece non ha sbagliato proprio nessuno. Niente, peccato. Finito. Vuoi chiudere? No, tu. Aspetta, Anna, che fai stasera? Faccio l'aria di turno oggi, che fai stasera? Ma è passata questa cosa. No, vabbè, dai, ormai dico. Mancino. Level. Mancino. Ah, Mancino, penso si è fatto tipo più di cristallo, non lo so. Si è rotto di nuovo tutto è completamente. Rotto, spaccato. Quindi sarà a casa per ora. Quindi ci vede in diretta dove siamo noi su Rai 3 per ora. TGS. TGS, vabbè. Ragazzi, bocca al lupo per sabato prossimo. Crepi. Ciao. Ciao.